Dal Vangelo secondo Giovanni. Per la fede cristiana è decisivo considerare Gesù Cristo non come un personaggio del passato, ma come un vivente che è in grado di operare ancora dentro alla storia del mondo e di entrare in rapporto concreto con noi, con le persone. E i Vangeli del tempo pasquale ci aiutano esattamente in questo. Ci aiutano a capire in quali modi l'incontro con il Signore risorto può avvenire nella nostra esistenza. Il Vangelo di oggi, per esempio, ricorda l'esperienza dei discepoli il giorno di Pasqua. Erano in una condizione non facile, perché il loro maestro era stato crocifisso come un malfattore e c'era quindi il rischio che anche nei confronti loro, dei discepoli, ci fosse una reazione da parte della folla. E per quanto riguarda loro stessi, in fondo erano stati infedeli al Signore, al loro maestro, lo avevano abbandonato, quindi da tutti i punti di vista si trovavano in difficoltà. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». L'esperienza della Pasqua consiste nella trasformazione di questa condizione psicologica di paura nei confronti del mondo esterno, di insoddisfazione con se stessi, in una esperienza di gioia e di comunicazione di pace. Di fatto il Signore risorto, che appare ai discepoli il giorno di Pasqua, li saluta con quella parola: «Pace a voi», e nota il Vangelo di San Giovanni che i discepoli gioirono al vedere il Signore. All'inizio sono in una condizione di paura, al termine dell'esperienza sono in una condizione di gioia. Questo è uno dei piccoli segni, ma fondamentali, di una esperienza di fede autentica, con semplicità, attraverso l'esperienza della preghiera, attraverso la parola del Signore, attraverso l'Eucaristia, attraverso tutte le dimensioni di fraternità che costituiscono la comunità cristiana, può nascere nel nostro cuore il passaggio da una condizione di disagio, di paura, per il mondo che ci sta intorno o per i nostri stessi limiti, i nostri stessi difetti, di passaggio, dicevo, da una condizione di paura a una condizione invece di consolazione e di gioia. Quando questo avviene, in qualche modo abbiamo percepito l'azione efficace del Signore. Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». Ci ha trasmesso il Signore quello che il Vangelo chiama il suo Spirito, cioè quella ricchezza di amore che Gesù possiede e che ha condotto Gesù a fare della sua vita una avventura di bontà, di benevolenza, fino a dare la vita, fino a fare della morte un dono. Bene, questo amore è comunicato agli uomini perché gli uomini possano a loro volta vivere circondati e protetti da questo amore e quindi capaci di rischiare a loro volta il gesto della bontà e dell'amore verso gli altri. 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse:
perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. È secondo questa struttura che l'esperienza pasquale si ripete ancora oggi nella nostra esperienza di credenti. Ed è quello che alla fine cerchiamo e chiediamo con umiltà al Signore per vincere tutte le nostre diffidenze e tutte le nostre paure e aprirci invece alla fiducia in Lui e all'amore per gli altri.